Questa volta vediamo come realizzare i campi. Una cosa che bisogna ricordarsi è il campo è sempre un qualche cosa che c'è l'uomo dove intervenire. Quindi un campo ha quasi sempre una forma geometrica. Può essere un trapezio, può essere un rettangolo, però è sempre una forma geometrica. Anche perché il campo è di proprietà del contadino, quindi difficilmente quando si fa una suddivisione al catasto si fa una suddivisione molto ma molto strana, quindi si fanno sempre delle suddivisioni abbastanza regolari per riuscire poi anche a misurarlo. Per delimitare il tutto in modo abbastanza squadrato o anche molto squadrato basta il solito nastro di carta. Come possiamo fare il nostro campo? Innanzitutto incominciamo a vedere come fare il nostro campo arato. Per fare il nostro campo arato possiamo utilizzare il nostro fogliettino come abbiamo fatto per l'orto, che sarebbe il risultato finale, è questo. Oppure possiamo utilizzare una nuova tecnica. Prima di far vedere sia la tecnica che il metodo, bisogna costruirci questo semplice attrezzo. Questo attrezzo non è altro che un pezzetto di cartone. Ho preso le forbici, ho intagliato questa seghettatura e basta. Quindi è un attrezzo casalingo molto ma molto semplice. Si utilizza in questo caso la solita pasta acrilica modellabile. Scusa, ma utilizzando quell'attrezzo puoi fare anche quello che si vede in realtà, che col cartoncino non è possibile, la ratura in curva. La ratura in curva, sì, certo. Questo permette di poter fare qualsiasi movimento, perché come vedremo questo attrezzo mi serve proprio per creare i solchi come se fossero tante aratro una dietro l'altra. Allora incominciamo a spalmare la nostra pasta. Non la spalmiamo in strati sottilissimi, ma lasciamo un certo spessore, e come spessore può essere un millimetro e mezzo. Anche perché vedremo che anche abbondando non sprecheremo assolutamente nulla. Poi con la nostra spatola cercheremo di spianare un attimino, magari raccogliamo anche quella che è andata sulle nostre strisce divisorie. E poi cosa facciamo? Facciamo questa operazione così, vedete che si incomincia ad arare. A questo punto, se io devo fare la curva di aratura, basta che inizio a girare. A questo punto potrei, se il campo fosse molto più grande, ho girato e le mie aratri, e a questo punto torno indietro. Questo è un metodo molto ma molto veloce. Perché ho detto che il tutto non viene sprecato? Perché quello che è avanzato possiamo raccoglierlo e rimetterlo nel nostro vasetto. Quando il tutto è fatto, basta togliere
il nostro nastro protettivo e a questo punto abbiamo il nostro campo arato pronto. Per cambiare un attimino e non avere sempre solo ed esclusivamente campi vicini, possiamo anche, qui abbiamo creato un prato, per realizzare un campo ancora da arare, si fa in questo modo. Riutilizziamo la nostra pasta. Ci mettiamo la graniglia vegetale, incominciamo a mischiare il tutto man mano che aggiungo graniglia. Vedete che incomincia a perdere il potere adesivo. Adesso fra un po' porremo rimedio anche alla questa perdita del potere adesivo. Se ne aggiunge sempre la graniglia vegetale, non in modo aggressivo e tutto in un colpo solo, ma sempre un po' per volta. Questo perché dobbiamo cercare di mischiarlo al meglio. Poi, essendo graniglia vegetale, come ho già detto altre volte, la graniglia vegetale fa da spugna, quindi mi assorbe moltissimo. In questo caso la pasta e il collante contenuto nella pasta. Adesso vedete che il potere adesivo è praticamente scomparso. Per ripristinarlo cosa faccio? Utilizzo il suo apposito converter. Gli aggiungiamo un po' di converter non acqua, perché in questo caso apparentemente il composto potrebbe sembrare che ha acquistato nuovamente il potere adesivo, poi con il asciugandosi potrebbe completamente distaccarsi. In pratica cosa sto cercando di ottenere? Di ottenere un terreno non arato dove abbiamo tantissime zolle di terra. Poteva essere benissimo un campo dove coltivavano patate e essere già state raccolte con la zappatrice, per esempio. Per esempio, sì. Oppure magari c'era del grano turco, l'hanno raccolto e aspetta l'aratura, quindi è un campo molto rovinato. Nel wargame, ad esempio, questo tipo di campo viene chiamato campo rotto, intransitabile, anche perché cerchiamo di non avere proprio un aspetto perfettamente omogeneo e piatto, ma con questa tecnica vediamo che il terreno rimane molto più mosso come sarebbe nella realtà. Quando il tutto è asciutto, adesso non aspettiamo l'asciugatura, togliamo sempre il nostro nastro e abbiamo creato un altro terreno vicino. Vicino a questi campi possiamo creare un altro praticello. Oppure, che cosa?
potrebbe essere una coltivazione tipo questa, che potrebbe essere una coltivazione di erba medica. Scusa, potremmo mettere anche magari dei confini, muretti a secco, siepi, alberi, quello che vogliamo, delle piccole rogge, eccetera. Proprio come succede nella realtà, che si utilizzano magari siepi, muretti a secco, filari di alberi, delle rocce, dei sassi abbastanza grossi che limitano i vari angoli in modo tale che possano servire da misurazione, qualsiasi cosa per anche proprio delimitare quello che può essere la proprietà del singolo appezzamento di terra. L'altezza può essere sufficiente. Se però utilizziamo scale più grosse, tipo 1,72, in questo caso converrebbe alzare il livello dell'erba medica. E questo poi lo vediamo dopo. Adesso vediamo un attimino prima questo primo passaggio. Questo primo passaggio come viene fatto? Innanzitutto utilizziamo sempre il nostro composto, che è acqua e vinavili. In questo caso la percentuale di acqua e vinavil è 60 di vinavil e 40 di acqua. Qui non gli metto il nastro perché il composto vicino è ancora bagnato, quindi il nastro non si appiccicherebbe, quindi cerco di realizzare il tutto a mano libera. Come avete visto, per realizzare questo appezzamento a mano libera, prima ho cosparso di vinavil il contorno e poi ho riempito il centro, perché facendo così è molto più facile riuscire proprio a disegnare un qualche cosa di regolare. Poi a questo punto cosa faccio? Utilizzo la mia spugna triturata, la verso sopra. E a questo punto schiaccio il tutto. Ecco, questa spugna triturata dove la troviamo? Le migliori sono quelle prodotte dalla Ulan Scenic americana. Esistono varie pezzature e partiamo dalla più fine, il fine turf, poi abbiamo quella intermedia ed è quella che ho usato in questo, per fare questa erba medica in questo momento, il coarse turf, poi abbiamo l'underbrush, che è ancora leggermente più grossa, e poi abbiamo il pusher, che è ancora più grossa. Il pusher ad esempio andrebbe molto bene per fare le varie siepi di divisione che dicevamo prima, perché ha una grana molto grossa e quindi permette proprio di fare dei piccoli filari di siepi. Questa è un'ottima spugna perché, come vedete, basta uno strato di colla di vinavil, pressarla
aspettare la completa asciugatura e poi prendere la nostra solita lacca per capelli e dargli una bella spruzzata. Come vedete, anche se il prodotto non è completamente asciutto, non abbiamo, come altre spugne commerciali, un distacco, invece rimane veramente pressata. Questo per fare l'erba medica. Ecco, ricordiamo magari che la lacca dei capelli non è necessario spendere dei capitali per prenderla. No, come ho già detto, l'importante è il contenuto. La lacca in questo caso noi la usiamo come colla, quindi a noi serve la colla contenuta nella lacca. Più la lacca è scadente e costa poco, più quantità di colla c'è dentro. Quindi non spendiamo dei soldi per avere un'ottima lacca, ma spendiamo veramente pochissimo per avere una lacca scadente, perché a noi serve la colla contenuta. Adesso vediamo, come abbiamo detto prima, per una scala più grossa, quindi la miniatura più alta, l'altezza di questa erba medica è abbastanza irrisoria, bisogna per forza aumentarla. Per aumentarla il trucco è molto semplice: invece di fissare direttamente la mia erba medica sul mio pezzo di terreno, in questo caso lo fisso su un pezzettino di materiale che mi può dare un'altezza superiore. In questo caso utilizzo dell'eolite alta 5 mm. Così noi alla fine avremo un'altezza dell'erba medica alta circa un 8 mm e per la scala 1,72 va benissimo. L'eolite di acqua e vinavil, e poi gli mettiamo sempre il nostro composto. Ovviamente bisognerà avere in questo caso una accortezza. Mentre prima, appoggiandosi direttamente, in questo caso la tavoletta, non ho necessità di far sparire gli spessori, in questo caso è chiaro che devo coprire anche tutti i bordi per farli sparire, in modo tale che alla fine cosa deve sembrare? Deve sembrare veramente un pezzo rialzato. Perciò in questo caso devo cospargere sempre di acqua e vinavil anche i bordi. Ovviamente questa è un'operazione un po' più complicata, però alla fine, quando il tutto sarà perfettamente asciutto, ripagherà del tempo e del lavoro svolto. Adesso lo facciamo ancora su questo lato, poi lo appoggiamo giusto per far vedere come sparisce il tutto. L'incollaggio andrebbe fatto ad asciugatura avvenuta. Se in questo caso lo si fa ancora con il nostro composto bagnato, teniamo fermo il tutto con la spatolina e a questo punto rimettiamo a posto il tutto.
Ma senti, visto che ci sono queste spugnette di tutti i bei colori, possiamo fare anche un campo di grano maturo. Diciamo che fare un campo di grano non è un'operazione molto semplice, anche perché possiamo accontentarci utilizzando queste spugnette oppure dell'erbetta che rimanga abbastanza in piedi. In questo caso vediamo che il tutto si è alzato di parecchio. E poi, per dare più movimento, basterà fare un'operazione semplicissima, che è mettere che cosa? Un altro tipo di granulosità. In questo caso, visto che noi abbiamo usato il Coarse, utilizzeremo l'Under, che è più grande. Mettiamo qualche piccolo accessorio che nelle nostre campagne ci possono sempre stare. Una piccola cappelletta votiva, potrebbe esserci anche una cappelletta dedicata alla Madonna, qui potrebbe esserci anche magari una bella strada. E poi una fontanella che può servire per l'irrigazione del nostro campo. Il campo di grano, il modo più semplice per realizzarlo, ovviamente non è il più realistico, è utilizzare uno zerbino di materiale non sintetico, ma questo è fatto con canapa corda. Basta ritagliarlo della misura che vogliamo, incollarlo, far sparire con la solita pasta con lo stucco questo strato di gomma, e a questo punto il nostro campo di grano è finito. Chiaramente possiamo migliorarlo. Per migliorarlo cosa si può fare? Si può innanzitutto non lasciarlo come colore naturale, ma possiamo dipingerlo. Ricordiamoci che questo materiale, questa canapa, assorbe tantissimo il colore. Quindi conviene innanzitutto, diciamo, facciamo un pretrattamento. Un pretrattamento in cosa consiste? Consiste in una mano di acqua e vinavil dove la percentuale di acqua è molto elevata. La percentuale di acqua in questo caso può essere anche un 75-80% di acqua, 20-25% di vinavil. Questo per fare in modo tale che il tutto assorba il più possibile, e quindi l'acqua e vinavil. Quindi in seguito mi assorberà il meno colore. Poi conviene utilizzare delle bombolette spray, e in questo caso potrebbe essere una bomboletta gialla, potrebbe essere anche un bel giallo vivo, perché vedremo che questo composto me lo assorbe tantissimo e continuerà a far riaffiorire abbastanza il colore color canapa, quindi questo marroncino. Quando avremo dato due o tre mani anche di color giallo, a questo punto possiamo intervenire con i colori, perché solo in questo caso possiamo intervenire facendo delle vere lumeggiature, perché questo composto incomincia ad assorbire meno colore. Idealmente sarebbe di riuscire a trovare questi zerbini di varie altezze.
questo è 2 cm di altezza, questo è 1 cm di altezza. Si adatta molto bene a poterli trovare con le varie altezze, in quanto le varie altezze possiamo adattarli con i vari omini, tipo 1 cm in questo caso va bene per la scala 1,87. Questo chiaramente diventerebbe un campo di grano turco. Se fosse molto basso, tipo 5-6 mm, potrebbe essere un campo di frumento. In questo caso, per dare un aspetto di grano turco, cosa ho fatto? Ho dato del sempre acqua e vinavil, dopodiché ho utilizzato la mia segatura triturata abbastanza grossolanamente. Anche questi sono sempre prodotti che si trovano nei negozi di modellismo, e gliel'ho cosparsa. In questo caso, essendo un campo di grano turco, non lo manterremo giallo, ma dovremo dipingerlo di verde. E se, dopo è tutto bello verde, questo potrebbe rappresentare benissimo del grano turco. Chiaramente questi, come ho detto, sono sistemi abbastanza facili da realizzare, ma il realismo lascia un attimino a desiderare. Per fare campo di grano turco di frumento molto ma molto realistico, se non si hanno delle grandi capacità, in questo caso conviene rivolgersi verso negozi di modellismo, dove hanno sicuramente che cosa? Hanno dei tappeti già pronti. Non sono tappeti molto ma molto grandi, sono più o meno grandi così, dove esiste già il nostro campo già fatto, basta ritagliarlo e incollarlo. Quelli hanno veramente un aspetto realistico al massimo, altrimenti si devono utilizzare altri metodi, ma molto complicati, che non tratteremo in questa puntata, anche perché lo scopo di queste puntate è di far vedere come lavorare, ma lavorare inizialmente nel modo più semplice e non nel modo, chiamiamolo, professionale. Vi ricordo che tutti i prodotti presentati nel corso di modellismo li trovate da noi. Spediamo in tutta Italia. Anche se avete domande non necessariamente inerenti agli argomenti trattati durante le puntate, potete rivolgervi a noi e saremo lieti di aiutarvi. Ci potete contattare come? Tramite email. L'indirizzo è info@abbiatiwargame.com, oppure telefonandoci dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18. Il telefono è 031 61 12 59.